l'Istituto Tecnico di Informatica e Telecomunicazioni è una scuola superiore che fornisce una preparazione teorica e pratica nei campi dei sistemi informatici, della programmazione, della progettazione e installazione di apparati per la comunicazione e della sicurezza nelle reti. Dopo il diploma avrai la possibilità di trovare immediatamente impiego in aziende che si occupano di informatica, di telecomunicazioni, di protezione dati e privacy. Avrai la possibilità di frequentare agevolmente sia le facoltà di scienze e tecnologie informatiche e di ingegneria dell'informazione, ma anche quelle di altri settori della conoscenza. Sono Giulio, decisi di iscrivermi all'IT perché vi era la specializzazione informatica. Il passaggio tra la scuola superiore e l'università non è stato problematico. Oggi sono un ingegnere informatico, ho lavorato su diversi progetti per diverse aziende fino a fondare una startup di cui sono il cofondatore e il responsabile dell'area tecnica. Mi chiamo Pier Giuseppe Medenchi e sono ex alunno e attualmente lavoro come docente TP in Unitis a Firenze. Al primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, si studiano tutte le materie tradizionali e si introducono anche le materie tecniche. Tecnologie tecniche di rappresentazione grafica, tecnologie informatiche, scienze e tecnologie applicate. Al secondo anno si sceglie l'indirizzo, informatica o telecomunicazioni, che si sviluppa poi nel triennio con l'introduzione delle materie tecniche, sistemi e reti, tecnologie e progettazione di sistemi, gestione progetti o organizzazione di impresa, informatica e telecomunicazioni. Sentirai parlare dunque di codice, di software, di hardware, di reti. Non devi essere un nerd o un esperto di computer, devi soltanto appassionarti alle materie tecnologiche per ottenere ottimi risultati.